Prego. Grazie Presidente. Con questo emendamento la mia collega Daga è stata molto chiara, chiede il rispetto dell'esito referendario del 2011 in cui il PD all'ultimo momento si schierò a favore della pubblicizzazione dell'acqua con il 90% di sì e 1.400.000 firme depositate. Ora abbiamo Amedeo La Boccetta, uno dei grandi lobbisti del gioco d'azzardo quando era deputato, nonché delegato ai rapporti con gli ordini professionali, che adesso praticamente è nel più grande scandalo mix tra acqua, gestione dell'acqua che dovrebbe essere pubblica, e del gioco d'azzardo per quanto riguarda la normativa che è stata cambiata. Questi sono i vostri amministratori, questo è lo schifo che avete creato, e noi vi chiediamo semplicemente una tutela con la votazione di questo emendamento. Per favore votate questo emendamento se avete un sussulto di dignità. Grazie. La ringrazio. Onorevole Nuti. Grazie Presidente. Cari colleghi, con questo emendamento stiamo semplicemente chiedendo a tutto il Parlamento di attuare quello che è stato l'esito del referendum, sia sul servizio idrico integrato che sui servizi pubblici locali. Non stiamo chiedendo nient'altro, quindi vi stiamo domandando: volete attuare il referendum che si è tenuto il 12 e 13 giugno del 2011, sì o no? La ringrazio. Non ho altri interventi, quindi dichiaro aperta la votazione. C'è contrario la Commissione di Governo, Sella si rimette all'Aula e 5 Stelle è favorevole. Ci siamo? Martella. Altri? Dichiaro chiusa la votazione.